noi continuiamo a fare in modo che questi numeri non diminuiscano ma possano essere implementati. Valutate che dall'inizio ad oggi il personale dell'esercito è passato da 40 a 65 unità. Purtroppo lo scenario è caratterizzato da un aumento di lingue di fuoco anche in altri comuni. Nell'arco della giornata di ieri abbiamo avuto Prezza, abbiamo avuto Pacentro, adesso abbiamo avuto notizia che dal Lazio c'è una situazione da approfondire riguardante Antrodoco che potrebbe scavallare e arrivare in Abruzzo. Per questo col prefetto dell'Aquila abbiamo convocato e anche assunto a noi le informazioni derivanti da una riunione tecnica per fare sì che in anticipo ci si muove con la macchina del pronto intervento e anche delle azioni di contrasto. Oggi sul punto del fuoco del Morrone e di Prezza sono all'opera due Canadair, l'Erickson che è un vero e proprio bombardiere d'acqua, più un elicottero e più mezzi da terra. Arriveranno di qui a qualche minuto altri due Canadair francesi e stiamo cercando di determinare il recupero anche del terzo Canadair che ieri purtroppo è entrato in avaria per via dell'esercizio. Quindi alla fine noi puntiamo ad avere cinque Canadair e l'Erickson che è il bombardiere d'acqua per fare in modo che si riesca a vincere il fuoco sul Morrone e si riesca a governare anche il fuoco di Prezza. Poi dobbiamo rimettere mano al fuoco nella zona della Marsica, essendo sicuri che quello di Antrodoco non riesca a scavallare.